credete nel Vangelo, credete nel Messia, perché dice la Bibbia, cari di Corleone, che Gesù Cristo ritornerà come un ladro nella notte, cioè senza avvertire nessuno. Lui verrà all'improvviso, come un lampo che appare all'Oriente e poi va fino all'Occidente. Lui verrà a giudicare le nazioni. Ravvedetevi dai vostri peccati. Credete all'Evangelo. Credete nel Re dei Re. Convertitevi alla parola di Dio, cari. Non di solo pane vive l'uomo, non vivere di solo materialismo, non vivere di chiacchiere, non vivere solo di pane, di denaro, di piaceri effimeri, ma devi vivere con la parola del Signore. Amen. Perché il cielo e la terra passeranno, ma le sue parole durano in eterno. Accogliete la parola di Cristo nel cuore vostro. Accogliete il Vangelo nel cuore vostro. Perché veramente siamo alla fine qui, cari. Anche il Covid è stato un segno, un avvertimento dei tempi della fine. Avvicinatevi al Signore Gesù, cari anziani, cari uomini, bambini, care anime, dice la Bibbia che il salario del peccato è la morte. Chi continua a fare il peccato, chi non si pente, chi vive nel peccato perderà la sua anima, andrà alla morte, all'inferno. Ma chi si pente, chi crede in Gesù, chi crede nel Figlio di Dio, chi rivolge il cuore a Dio e chiede perdono a Dio, non a un prete. I preti non vi possono perdonare, perché i preti sono grandi, anche loro peccatori, perché sono uomini anch'essi. E spesse volte fanno peccati terribili di nascosto, preti pedofili, preti omosessuali, preti che si ubriacano, preti che fanno cose terribili, ma l'unico che perdona i peccati è Gesù. Gesù è il grande sommo sacerdote. Avvicinatevi a Gesù, non peccate più. Non siate più ribelli, non siate più increduli. Il male che fai un giorno ti colpirà, il male che fai ti cadrà addosso quando verrà il giorno del giudizio. Pentitevi, cari uomini, soprattutto anziani, che vi manca poco già il giorno della morte. Tanti hanno un piede già sulla fossa e fanno ancora i ribelli. Ravvedetevi, convertitevi a Cristo e avrete la vita eterna. Alleluia. Perché Dio ha mandato Gesù a salvare voi. Gesù è morto alla croce per noi. Ricordatevi questo in verità, che Gesù Cristo è morto per noi. Egli morì per noi alla croce, in mezzo a due ladroni. Egli morì per te, per salvarti dall'inferno. Credi, ravvediti, accetta la verità prima che sia tardi. Oh, alleluia, popolo della Sicilia, non siate più nell'ignoranza. Non siate più adoratori di idoli, di statue, come queste statue
che non vi possono aiutare, ma adorate solo il vero Dio. Amen. Adorate solo Gesù. Amen. Perché Gesù è morto. Amen. Gesù ha dato la sua vita per noi. Alleluia! La croce del Calvario. Gesù è morto per te. Per darti il perdono. La pace è la tua speranza. La salvezza è la vita. Gesù è venuto dal cielo per salvare. Credete nel Figlio, i vostri peccati saranno cancellati. Sapete come qualcuno che ha un debito, magari hai un debito di 100.000 euro, e come fai a pagarlo? Ma se arriva il padrone e ti dice: guarda, non mi pagare più niente, siamo a posto. Così ha fatto Gesù. Gesù è l'unico che ci può togliere il debito del peccato. Amen. Il debito dell'iniquità. Amen. Il debito della malvagità. Perché questo mondo è pieno di peccato, di cattiveria, di uomini che fanno il male di nascosti e pensano che nessuno li vede, ma Dio li vede. Amen. Alleluia. Dio ti vede quello che fai. E un giorno verrà il giudizio, ma Gesù vuole togliere il tuo debito prima che sia tardi. Alleluia, Gesù ti vuole dare il perdono, vuole cambiare il tuo cuore, vuole purificarti. Amen. Metti il tuo cuore nelle mani di Gesù. Affidati a Lui, confida in Lui, aggrappati a Lui, e avrai la pace. Non crediate ai preti né ai papi. I papi sono falsi cristi, falsi profeti, falsi ministri. È solo Gesù la speranza del mondo. Amen. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Amen. Amen. Sì, vabbè.